Allora io inizierei la nostra seduta e avverto che se non vi sono obiezioni la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla web TV e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei Deputati. Ricordo che trattandosi di seduta dedicata all'attività conoscitiva, ai componenti della Commissione è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento. E ricordo inoltre che qualora intendessero intervenire, questi debbono essere visibili al momento del loro intervento. Ricordo altresì che nella seduta odierna prosegue lo svolgimento dell'indagine conoscitiva in materia di semplificazione delle procedure amministrative connesse alle attività di impresa. Ringrazio quindi i rappresentanti di Formez PA, oggi presenti con interventi da remoto, il Presidente Alberto Bonisoli, i rappresentanti di Formez Valeria Spagnuolo, Francesca Ferrara, Claudio Ilardi e Giorgio Giorgi, il Presidente di General SOA, Francesco Lazzaroni, il Segretario Generale Guido Camera e la Consulente Legislativa dell'Associazione Lucilla De Leo, presenti con interventi da remoto. Ringrazio infine il dottor Marco Pagani, direttore normativa e rapporti istituzionali di Federdistribuzione, presenti oggi con interventi sempre da remoto. Ricordo che il tema della semplificazione delle procedure amministrative relative alle attività imprenditoriali è da tempo al centro delle attività del Parlamento e del Governo e lo è ancor più in questa fase in cui stanno prendendo forma gli interventi da attuare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che rappresenta un acceleratore delle politiche di digitalizzazione e semplificazione per il Paese. La nostra Commissione sta acquisendo elementi e valutazioni di grande interesse nel corso dell'indagine sui diversi e variegati settori su cui incide il quadro generale di riferimento e quindi di fondamentale importanza sentire le voci dei diversi ambiti su cui si riflettono le politiche di intraprese. Chiederei quindi di portare all'attenzione della Commissione le principali tematiche e le proposte che, dal vostro punto di vista nei settori di interesse, possono contribuire a lavorare per raggiungere gli obiettivi prefissati. Lascio quindi la parola dapprima ai rappresentanti del Formez e quindi ai rappresentanti di General SOA e poi di Federdistribuzione, che ringrazio tutti per aver aderito all'invito a partecipare ai nostri lavori, chiedendovi anche, scusandoci per questi 10 minuti di ritardo, di riuscire a stare tra i 10 e i 15 minuti per poter chiudere, diciamo, intorno alle 9:30 per poi poter tornare noi in aula per la ripresa dei lavori. Grazie, do la parola quindi al Presidente Bonisoli. Non si sente, forse deve accendere il microfono, Presidente. Di solito lo faccio apposta. Allora per vedere se siamo attenti. Mi ha sgamato subito, Presidente. Prego, buongiorno a tutti, buongiorno. Innanzitutto. Grazie mille di questa possibilità di cambiarci alcune vedute e soprattutto alcune esperienze. Formez si occupa di semplificazione da più di 20 anni. Noi lavoriamo a fianco delle pubbliche amministrazioni a diverso livello, sia a livello centrale che a livello territoriale, per aiutarli a trasformare in cose semplici quelle che sono delle scelte normative da parte del legislatore. Quindi noi ci occupiamo, diciamo, nella catena del valore, siamo nella fase di trasmissione tra quello che è la volontà politica e quella che poi è l'efficacia di un atto amministrativo. In questi anni abbiamo sviluppato una notevole punta esperienza, abbiamo anche tratto alcune considerazioni, alcune, come dire, regole del gioco che penso varrebbe la pena condividere. Innanzitutto stiamo parlando di un processo che deve entrare, sia pur con fatica, me ne rendo conto, ma deve entrare nell'ordinarietà. Quindi il fatto di semplificare, di rendere agibile, accessibile al più ampio numero di soggetti possibili l'accesso alla pubblica amministrazione attraverso, appunto, vari strumenti, tra cui lo sportello unico delle attività produttive, di cui penso ci sarà una particolare enfasi oggi, è qualcosa di fondamentale all'interno della vita amministrativa dello Stato. E fare le cose semplici non è purtroppo semplice, quindi serve costanza di intervento e serve anche un processo lungo e energia.
quindi come poi racconteranno i miei colleghi, si tratta di avere un impatto e soprattutto una costanza di intervento lunga e articolata nel corso del tempo. Per fare una semplificazione fatta bene va scelto un punto di partenza che non può essere altro che quello dell'utente finale, e quindi ho già visto che la Commissione ha già interagito e continuerà a farlo con chi poi rappresenta l'utilizzatore della norma, quindi chi si occupa ad esempio di attività produttive, quindi giustamente vuole sapere quali sono i canali e le modalità di accesso più veloce e più semplice. E un ultimo aspetto, quello che abbiamo sempre rilevato è che ci sono alcune aree dove si annida di più, diciamo ci vuole un minimo di attenzione in più, che sono quelle interstiziali, ovvero dove si incrociano responsabilità di diverse amministrazioni o dove una certa normativa si deve incastrare all'interno di un quadro normativo già esistente, magari appartenente ad altri soggetti, ad altre discipline del diritto. Queste sono un po' le premesse delle, come dire, considerazioni generali della nostra esperienza di questi anni. Che cosa facciamo? Noi facciamo fondamentalmente quattro cose. Due sono di contorno e di cui magari racconterò un po' più di persona. Le altre due sono invece il core, il focus della nostra attività di semplificazione. Questo darò la parola poi ai miei colleghi che entreranno più nel merito di alcune esperienze, di alcune risultanze che penso sia interessante condividere. Le attività di supporto che noi facciamo fondamentali per la semplificazione sono innanzitutto la diffusione delle informazioni. Senza informazione non ci può essere l'attivazione, non ci può essere anche l'inquadramento di un certo rapporto tra il soggetto che vuole una prestazione della pubblica amministrazione e la pubblica amministrazione stessa. Ad esempio, Formez recentemente ha attivato un call center per rispondere alle esigenze degli enti locali, ad esempio quando è stata modificata la normativa sui concorsi pubblici, così come abbiamo realizzato delle guide per spiegare, ad esempio, per le imprese, per i comuni, per le amministrazioni, per i cittadini, per le famiglie, che cosa significa il PNRR. Un documento importante, diciamo cuba più di 300 pagine, abbiamo cercato di farne un po' dei miniamini, ecco, c'è una forma di diffusione la più semplice possibile. C'è un aspetto di formazione che è altrettanto importante. Noi oggi parleremo anche di digitalizzazione. Le competenze digitali servono e sono, come dire, ce n'è un bisogno a prescindere da quello che è l'uso specifico, quindi non è il tema di cui fare una formazione mirata, di questo poi appunto ne parleremo tra un attimo. È una formazione di base che deve essere disponibile in forma possibilmente gratuita per un numero enorme di soggetti, stiamo parlando di centinaia di migliaia di persone. E in questo noi abbiamo come Formez realizzato 115 unità didattiche sulle competenze digitali, sono 28 ore in totale di formazione che mettiamo a disposizione della pubblica amministrazione. Quindi la diffusione delle informazioni e la formazione di base sono i due strumenti ancillari. Se entriamo nel core, parliamo di tutto quello che riguarda l'assistenza agli progetti e le iniziative di semplificazione da parte delle amministrazioni, in particolare territoriali, parliamo soprattutto di regioni, ma poi entreremo più nel merito, e il supporto normativo che negli anni abbiamo assicurato, in particolare al Dipartimento della Funzione Pubblica, nell'aiutarli a verificare, progettare e mettere in atto delle scelte di tipo normativo che poi si sarebbero tradotte in atti di semplificazione. Per parlare di questo nello specifico, io darei la parola alla collega Valeria Spagnolo, che coordina la produzione all'interno di Formez PA e penso sia una delle più delle persone più esperte in Italia di rafforzamento di capacità amministrativa. Quindi volevo un attimo che lei condividesse con tutti i partecipanti, insomma i membri della Commissione, la sua esperienza di questi anni. Grazie, prego Valerio. Prego.
Grazie, diciamo, a tutti per l'invito. Sarò rapidissima. Noi, come diranno poi, diciamo, le due colleghe che parleranno dopo di me e che coordinano progetti in materia di semplificazione, come diceva il Presidente, noi supportiamo il Dipartimento della Funzione Pubblica da moltissimi anni, fin dalla costituzione dello sportello unico, a cavallo tra la fine dello scorso secolo e l'inizio di questo, le politiche di semplificazione del Dipartimento della Funzione Pubblica. Abbiamo, diciamo, supportato nel corso del tempo tutti i programmi di misurazione e riduzione degli oneri si sono, diciamo, realizzati sempre d'intesa con la conferenza unificata e tenendo conto ovviamente delle misure da tenere sotto osservazione, anche indicate dagli stakeholder, in particolare dalle associazioni datoriali. Abbiamo, diciamo, quindi insieme al Dipartimento della Funzione Pubblica definito un metodo, anche tenendo conto delle esperienze internazionali, proprio per misurare i costi degli oneri dei lavoratori, soprattutto per le imprese, ma poi in un periodo successivo anche per le procedure, diciamo, di interesse dei cittadini. E questo ovviamente è stato propedeutico poi alle campagne di semplificazione che sono state, diciamo, le misure di semplificazione che sono state poi, diciamo, avviate nel corso degli anni. Quindi, diciamo, il punto di partenza, insomma, della nostra attività, quella sulla quale abbiamo maturato, diciamo, una significativa esperienza che è servita poi anche a costituire anche una rete di relazioni a livello territoriale, sono state appunto le misure le tecniche di misurazione e riduzione degli oneri che sono stati negli anni scorsi un elemento fondante dell'agenda per la semplificazione. Come diceva il Presidente, presentiamo due iniziative in corso che sono, diciamo, per entrambi realizzate nell'ambito del PON Governance e Capacità Istituzionale, di cui il Dipartimento della Funzione Pubblica e organismo intermedio, è un programma in fase di conclusione, infatti si tratta di programmi, di progetti che si concluderanno nei prossimi mesi o nel prossimo anno, che sono, diciamo i due, come dire, due semplificazioni sostanzialmente degli interventi a livello centrale o a livello territoriale che stiamo realizzando. Quindi darei rapidamente la parola alla dottoressa Ferrara, prima di tutto. Prego, dottoressa Ferrara. Buongiorno, grazie a tutti. Io sono Francesca Ferrara, mi volevo condividere alcune slide, adesso le presento. I progetti che noi seguiamo all'interno del PON Governance hanno sostanzialmente l'obiettivo di sostenere le amministrazioni locali e regionali nell'attuazione delle misure di semplificazione. Come lo facciamo questo a livello territoriale? Lo facciamo sostanzialmente con attività di formazione. Adesso vedo se riesco a darvi alcuni numeri, attività di formazione sia di base che specialistica, che ha raggiunto in questi anni, in questi ultimi 4-5 anni, circa 30.000 partecipanti. Non solo 30.000 partecipanti, che provengono, diciamo, da oltre 2.000 amministrazioni. Quindi oltre la formazione si è andata non solo man mano evolvendo, diciamo, evolvendo non da un punto di vista tematico, nel senso che prima era una formazione di carattere generale e invece adesso è una formazione di tipo specialistico sulle procedure che più impattano sulle attività di impresa, in particolare le procedure edilizie e le procedure in materia ambientale. La pandemia e quindi la necessità di potenziare gli strumenti di formazione e affiancamento a distanza ha consentito di ampliare notevolmente, diciamo, la platea di partecipanti, così come dei corsi online. Un'esperienza
che vi vorrei brevemente accennare, e questa è più o meno la diffusione che le nostre attività hanno sul territorio, che è molto, molto importante, perché appunto, come è stato detto prima, le norme di semplificazione che i nostri legislatori, sia a livello nazionale che a livello regionale, fanno ottimamente, poi non bastano per semplificare se queste poi non vengono attuate da chi materialmente rilascia le autorizzazioni, e che sono sostanzialmente gli enti locali. Un'esperienza che vi volevo segnalare e che è stata molto importante, che secondo me continuerà nei prossimi anni, è la costituzione dei centri di competenza regionali per la semplificazione. Cosa sono? Sono delle strutture più o meno incardinate all'interno delle amministrazioni regionali, composte sia da esperti messi a disposizione dal progetto, sia da personale della pubblica amministrazione, che supportano gli enti locali del proprio territorio nell'attuare misure di semplificazione, soprattutto per gestire le pratiche complesse. Quali sono le pratiche complesse? Beh, le pratiche complesse sono sostanzialmente quasi tutte, perché nel nostro ordinamento, diciamo, ci sono sempre più soggetti che partecipano, diciamo, al procedimento e quindi al rilascio delle autorizzazioni. Questi centri, diciamo, sono importanti anche perché vengono previsti sia task force, centri di competenza territoriale, vengono previsti anche dall'agenda per la semplificazione, e sono anche un elemento importante all'interno del PNRR. Infatti, in prospettiva questi potranno essere utilizzati e anche implementati dai piani di reclutamento che si stanno facendo a livello nazionale, in particolare il reclutamento di 1000 esperti per la semplificazione, che saranno a disposizione delle amministrazioni regionali. I centri di competenza, diciamo, sono importanti anche perché, diciamo, la semplificazione non è qualcosa che si impara sui libri, ma è una cosa che si impara sul campo e che quindi richiede diverse competenze, sia dal procedimento amministrativo, sia giuridiche che procedimentali, ma anche tecniche. Pensiamo alla necessità che alcuni funzionari della pubblica amministrazione hanno di conoscere nel dettaglio alcune procedure in materia ambientale, e quindi devono anche essere capaci, diciamo, di avere competenze tecniche che gli consentano di valutare gli studi. Io mi fermerei qui per dare la parola ad altri, e ovviamente sono a disposizione per qualsiasi approfondimento. Grazie. Grazie a lei. Prego, dottoressa. La dottoressa Ilardi coordina, diciamo, un progetto di supporto diretto all'attività del Dipartimento della Funzione Pubblica. Prego. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito e per la possibilità di rappresentare le nostre attività. Come diceva la dottoressa Spagnuolo, mi occupo di un progetto di affiancamento e assistenza tecnica al Dipartimento della Funzione Pubblica, che non è il primo, ma è... fa parte di diverse iniziative che il Formez ha posto in essere in questi anni. E l'affiancamento consiste proprio in un'attività di attuazione di quelle che sono le politiche di semplificazione. E faccio riferimento ai progetti del 2016-2017, in particolare a delle iniziative che hanno posto in essere le attività principalmente che riguardano la semplificazione della modulistica standardizzata. Con questo riferisco agli accordi in conferenza unificata del 4 maggio 2017 e del 6 luglio, in cui sono stati, diciamo, posti in essere 21 moduli che hanno riguardato le attività commerciali e assimilate, e 8 moduli che hanno riguardato l'attività edilizia. Quindi tutte le regioni hanno adeguato, in relazione quindi alle specifiche normative regionali, i contenuti informativi dei moduli. È stato fatto un monitoraggio della stessa applicazione della modulistica, e come diceva la collega poc'anzi, la collega Ferrara,
La semplificazione è una materia complessa che non si impara sui libri perché ha bisogno di triade di competenze, soprattutto competenze tecniche e competenze di esperti giuristi che affiancano gli amministratori nel lavoro quotidiano, perché la semplificazione deve diventare proprio il lavoro di tutti noi nella vita quotidiana, per semplificare quello che è l'attività delle amministrazioni, ma soprattutto la vita dei cittadini. E in questi anni è stata fornita quindi assistenza anche per la disposizione di guide operative per gli addetti ai lavori, nonché per una serie di FAQ che hanno riguardato proprio principali temi anche ostici della semplificazione. Le FAQ sono state aggiornate costantemente, sono stati anche redatti degli opuscoli informativi, sia per le imprese che per i cittadini. Il progetto di cui mi sto occupando ovviamente è a livello centrale e continua questa attività di predisposizione della modulistica nonché di affiancamento alle amministrazioni centrali. Faccio riferimento a uno dei moduli che sono, cui si parla moltissimo. Nel 2021, in questo anno, è stata fornita assistenza per la predisposizione del modulo CILA Superbonus, il cosiddetto 110. E continuiamo, in questa attività, che è forse quella di core principale, nonché un affiancamento anche attraverso la predisposizione di webinar su tematiche specifiche che di volta in volta segnano, esplicitano le puntuali riforme che le amministrazioni debbono mettere in atto, perché derivano ovviamente da leggi di competenza statale. Anche il PNR credo sia una delle strategie fondamentali che permetteranno al nostro paese di rimuovere le leve dell'economia, soprattutto dopo questa pandemia che in un certo senso ha fermato un po' il paese. Io vi ringrazio e sono a disposizione per domande o quali approfondire. Grazie, grazie al Presidente e a tutti e le collaboratrici che sono intervenute successivamente. Noi, prima di dare la parola al Presidente del General SOA Lazzaroni, volevo chiedere, sappiamo che avete fatto una serie di indagini a partire da quelle sul SUAP e anche altre, magari gli uffici proveranno a mettersi in contatto per poter avere queste vostre lavori per poterli utilizzare poi nel corso delle nostre lavori delle audizioni. Sì, Presidente, se posso le mandare una memoria che abbiamo preparato proprio, no, per, come dire, per lasciare traccia dei nostri interventi. Perfetto, grazie.